Omicidio rituale. Vediamo il servizio di Cinzia Toller. Sara, dov'era il corpo del bambino prima che fosse messo sull'Almemor? Non ho sentito niente, non so nulla. Tirate la corda. L'accusa del sangue, gli interrogatori degli ebrei in carcere, con le torture si volevano estorcere le confessioni. Quel bambino Simone da Trento, si voleva dimostrare, era vittima di omicidio rituale ebraico. L'invenzione del colpevole, il caso di Simonino da Trento al Museo Diocesano, porta subito dentro le parole, le espressioni antisemitiche dal Medioevo ai social di oggi, i pregiudizi. La costruzione del nemico da una potente iconografia, dall'inequivocabile simbologia, ecco la Judensau, la scrofa degli ebrei, apparve raffigurata sulla torre di Francoforte, luogo di grande passaggio. Gli ebrei sono raffigurati come adoranti cavalcando un maiale, naturalmente, che nella tradizione ebraica è un animale impuro. Prendono il latte da questa Judensau, si alimentano degli escrementi, è un'immagine estremamente oscena, forte, e vuole rappresentare la perfidia e l'impurità del mondo ebraico. Sopra questa immagine è raffigurato il bambino Simonino da Trento, martirizzato, secondo la credenza di allora, dagli ebrei di Trento. Episodi evangelici riletti in chiave antiebraica, come qui nella Passione, gli ebrei accusati di aver ucciso Cristo con tratti fisionomici accentuati, deformi. L'immagine esposta in mostra di Bernardino da Feltre ci ricorda come lo stesso Bernardino, anche a Trento, in cattedrale, parlò della necessità di smorbare la città dagli ebrei. Spesso la Pasqua ebraica coincide con quella cristiana. Marzo 1475, Simonino scompare il Giovedì Santo e viene ritrovato da un ebreo nella roggia. Subito le autorità pensano che siano stati gli ebrei che lo hanno ucciso per ricavarne il sangue, perché la credenza era che gli ebrei usassero il sangue dei bambini cristiani per impastare il pane azzimo, che è il pane non lievitato che si mangia durante la festa della Pasqua ebraica. Il culto nasce immediatamente, e proprio il primo miracolo è del 31 marzo. Il Papa Sisto IV lo vietò. Ma il grande regista, il principe vescovo Inderbach, fece stampare 12 xilografie, una sorta di passione di Simonino. Solo dopo il 65, dopo il Concilio Vaticano II, questo culto è stato abolito. La verità storica, grazie a Monsignor Roger e poi a Diego Quaglioni e agli altri studiosi dell'Università di Trento, è stata appurata, e questa verità ha permesso che ebrei e cristiani in qualche modo potessero tornare a parlarsi nella città di Trento. In mostra anche la rivista del Ventennio La difesa della razza, dove la storia del Simonino venne più volte strumentalizzata, e la grande foto di una delle processioni per le vie di Trento. Da quando il culto venne autorizzato nel 1588, Simonino era diventato il protettore dei bambini. E quindi è un santo che fu molto amato dalla popolazione trentina, che quindi fece fatica ad accettare l'abolizione del culto, proprio perché collegava la devozione a questo bambino ad una speciale protezione nei confronti dell'infanzia.